Noi andiamo avanti parlando un po' di questioni che attengono alla vicenda genovese, attengono alla prevenzione del rischio. Giovanni Di Caro, che è deputato e che, diciamo, portavoce dei 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana. Di Caro, buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori di Radio 1. La sentiamo in viaggio, speriamo che non perda... Sì, sono in auto, siete in viva voce. Ok. Dicevo che lei ha fatto una denuncia dicendo che ci sono molte opere incompiute in Sicilia, più di 160. Poi alcune di queste opere realizzate vengono realizzate grazie a una legge regionale con gare al massimo ribasso. Questo significa che le aziende che poi vengono chiamate a realizzare queste opere devono risparmiare e spesso, dice lei, risparmiano sul calcestruzzo, quindi risparmiano sul cemento. Allora, andiamo con ordine intanto. Quante sono queste opere incompiute realmente? Allora, le incompiute censite, ovviamente non quelle reali, sono 162, per un totale di 500 e più milioni di euro, diciamo così, temporaneamente sprecati. Sì, poi dicevamo invece quelle non censite... Quelle non censite, noi stiamo facendo per ora un giro, adesso ci troviamo a Licata in un campo sportivo che è anch'esso incompiuto, si chiama Calogero Saporito. Quelle non censite bisogna analizzare le sensibilità delle amministrazioni comunali, nel senso che dovrebbero essere loro a segnalare al Ministero dei Lavori Pubblici quali opere, quante opere rimangono non ultimate nel proprio territorio, quindi c'è, diciamo, la tendenza spesso a nascondere le incompiute perché poi si ha il timore che qualcuno va ad accendere un riflettore e magari si scoprono casi di vera e propria malcostume, se non quando di illegalità. Ma finora vi siete fatti un'idea di quante siano queste opere non censite? Cioè altrettante o forse più del doppio? Secondo me siamo più del triplo rispetto a quelle censite. Quindi perché siamo 400 e più 500, 600. Sì, di gran lunga. Tra strade, ponti, ville, stadi, ma perché? Scuole, perché? Perché queste difficoltà a concludere le opere? Perché, insomma, in queste opere immagino ci siano, quando parliamo di opere incompiute significano, stiamo parlando di opere che non vengono portate avanti, che vengono, i cui lavori vengono interrotti, no? Sospesi, quindi sostanzialmente potrebbe non opere che si stanno realizzando, perché quelle magari sono destinate a essere finite, non vanno neanche definite incompiute, no? Sì, io poco fa vi ascoltavo, c'era il presidente Toti che parlava del codice degli appalti. Ora la Sicilia è a statuto speciale, però recepisce una normativa nazionale che è appunto il codice degli appalti e le leggi che regolano gli appalti. Ora noi abbiamo una normativa che è criminogena, nel senso che praticamente inserisce, ora non entrerò nei tecnicismi, ma inserisce un algoritmo nella percentuale del ribasso che nel caso nostro qua in Sicilia arriva a superare il 40%. Ora lei capisce bene che un imprenditore, se è onesto, quando si aggiudica un lavoro del genere fallisce, se è poco onesto è costretto a diciamo così, utilizzare materiali che non sono quelli da capitolato e ad andare a lavorare, a alleggerire le potenzialità del cemento. Per questo poco fa lei parlava della mia denuncia sul cemento depotenziato. Diciamo poi che ci sono delle varianti in corso d'opera quantomeno fantasiose, ci sono degli aggiornamenti prezzi, diciamo così, che si prestano ad essere sempre al rialzo, quindi spesso e volentieri le opere rimangono incompiute sia per vicende, diciamo così, giudiziarie, ricorsi al TAR e quant'altro, sia perché di fatto l'imprenditore non riesce ad ultimare l'opera
perché non ce la fa dal punto di vista economico-finanziario, certo, a sostenere, certo, gli impegni che aveva preso quando si è giudicato. Veniamo a bomba, come si dice. Cioè, la situazione quindi è particolarmente preoccupante, perché se è vero quello che dice lei, ma poi vedremo che su questo tema del calcestruzzo impoverito andremo avanti, ragioneremo anche con un magistrato, perché se è vero quello che lei dice, vuol dire che le opere che si vanno costruendo in Sicilia sono tutte opere che in qualche maniera non danno sicurezza, perché sono opere fragili, opere destinate a crollare nel giro non più di 50 anni, questo sarebbe il periodo di vita del cemento senza manutenzione, ma addirittura meno, no? Questo è il rischio. No, vabbè, dire che tutte le opere pubbliche in Sicilia sono destinate a crollare mi sembra un po' esagerato. No, non ho detto questo, però le opere che si stanno realizzando adesso, che si vanno realizzando. Sì, però diciamo che le opere pubbliche che si sono realizzate da 30 anni a questa parte, che non hanno visto un percorso manutentivo idoneo, diciamo così, che sono molto molto a rischio e andrebbero quantomeno monitorate, ecco. Ora, ci sono le tecnologie che ci vengono incontro. Poco fa con i cittadini di Porto Empedope, guardando un ponte, parlavamo di rete di sensori, con un investimento proprio irrisorio si riuscirebbe a monitorare e a capire se quel ponte o viadotto è soggetto a oscillazioni particolari o meno. Ecco, un intervento di questo genere che non vada ad invadere o a chiudere strade laddove non è necessario si potrebbe fare in tempi brevissimi. Senta, che ne è del ponte Morandi lì ad Agrigento? Ah, guardi, Morandi è l'ingegnere che progettò all'epoca lo stesso ponte che purtroppo... Sì, lo sappiamo, gliel'abbiamo chiesto apposta per questo motivo. Sì, praticamente i tecnici dicono che sarebbe il caso di demolirlo, perché i costi legati alla demolizione e anche i costi ambientali legati alla demolizione sono di gran lunga inferiori ai costi che dovrebbero essere sostenuti per quanto riguarda il rifacimento e la ricostruzione di questo ponte, che al momento è chiuso al traffico da circa un anno. Quindi costa più ristrutturarlo anziché distruggerlo e ricostruirlo, mi pare questo. Sì. Okay. Quindi conviene ricostruirlo? No, per quello che dicono i tecnici no. Ah no, quindi non ho capito bene. No. Quindi conviene ristrutturarlo? Conviene demolirlo, buttarlo a terra. E poi dove si passa? No, ma ci sono ore per questi alternativi. Ah, questo ponte è stato costruito all'epoca della frana, ci fu una frana più di 40 anni fa, nel territorio agrigentino, e questo ponte fu fatto per bypassare un tratto di strada che è praticamente... Quindi ha esaurito la propria funzione, diciamo così. Ma sì, diciamo che non è questo il problema della viabilità in provincia di Agrigento, ecco. Va bene, allora grazie Di Caro, grazie, insomma, grazie a voi. Continuate a monitorare, fateci sapere quando trovate situazioni interessanti, perché noi ne parliamo. Allora, stia bene Di Caro, Movimento 5 Stelle, consigliere regionale. Ma noi andiamo avanti parlando un po' di questioni che attengono alla vicenda genovese, attengono alla prevenzione del rischio. Giovanni Di Caro, che è deputato e che, diciamo, portavoce dei 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana. Di Caro, buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori di Radio 1. La sentiamo in viaggio, speriamo che non perda... Sì, sono in auto, siete in viva voce. Ok. Dicevo che lei ha fatto una denuncia dicendo che ci sono molte opere incompiute in Sicilia, più di 160. Poi alcune di queste opere realizzate vengono realizzate grazie a una legge regionale con gare al massimo ribasso. Questo significa che le aziende che poi vengono chiamate a realizzare queste opere devono risparmiare. E spesso, dice lei, risparmiano sul calcestruzzo, quindi risparmiano sul cemento. Allora, andiamo con ordine intanto. Quante sono queste opere incompiute realmente? Allora, le incompiute censite, ovviamente non quelle reali,
sono 162, per un totale di 500 e più mila, milioni di euro, diciamo così, temporaneamente sprecati. Sì, poi dicevamo poi, invece lei, quelle non censite? Quelle non censite, noi stiamo facendo per ora un giro, adesso ci troviamo a Licata in un campo sportivo che è anch'esso incompiuto, si chiama Calogero Saporito. Quelle non censite bisogna analizzare le sensibilità delle amministrazioni comunali, nel senso che dovrebbero essere loro a segnalare al Ministero dei Lavori Pubblici quali opere, quante opere rimangono non ultimate nel proprio territorio, quindi c'è diciamo la tendenza spesso a nascondere le incompiute perché poi si ha il timore che qualcuno va ad accendere un riflettore e magari si scoprono casi di vera e propria malcostume, se non quando di illegalità. Ma finora vi siete fatti un'idea di quante siano queste opere non censite? Cioè altrettante o forse più del doppio? Secondo me siamo più del triplo rispetto più a quelle censite. Quindi perché siamo 400 e più, 500, 600. Sì, di gran lunga. Tra strade, ponti, ville, stadi, ma perché, scuole, perché? Perché queste difficoltà a concludere le opere? Perché, insomma, in queste opere immagino ci siano, quando parliamo di opere incompiute significano, stiamo parlando di opere che non vengono portate avanti, che vengono, i cui lavori vengono interrotti, no? Sospesi, quindi sostanzialmente potrebbe non opere che si stanno realizzando, perché quelle magari sono destinate a essere finite, non vanno neanche definite incompiute, no? Sì, io poco fa vi ascoltavo, c'era il presidente Toti che parlava del codice degli appalti. Ora la Sicilia è a statuto speciale, però recepisce una normativa nazionale che è appunto il codice degli appalti e le leggi che regolano gli appalti. Ora noi abbiamo una normativa che è criminogena, nel senso che praticamente inserisce, ora non entrerò nei tecnicismi, ma inserisce un algoritmo nella percentuale del ribasso che nel caso nostro qua in Sicilia arriva a superare il 40%. Ora lei capisce bene che un imprenditore, se è onesto, quando si aggiudica un lavoro del genere fallisce, se è poco onesto è costretto a diciamo così utilizzare materiali che non sono quelli da capitolato e ad andare a lavorare, alleggerire le potenzialità del cemento. Per questo poco fa lei parlava della mia denuncia sul cemento depotenziato. Diciamo poi che ci sono delle varianti in corso d'opera quantomeno fantasiose, ci sono degli aggiornamenti prezzi diciamo così che si prestano ad essere sempre al rialzo, quindi spesso e volentieri le opere rimangono incompiute sia per vicende diciamo così giudiziarie, ricorsi al TAR e quant'altro, sia perché di fatto l'imprenditore non riesce ad ultimare l'opera perché non ce la fa dal punto di vista economico finanziario a sostenere gli impegni che aveva preso quando si è giudicato. Veniamo a bomba, come si dice, cioè la situazione quindi è particolarmente preoccupante, perché se è vero quello che dice lei, ma poi vedremo che su questo tema del calcestruzzo impoverito andremo avanti, ragioneremo anche con un magistrato, perché se è vero quello che lei dice vuol dire che le opere che si vanno costruendo in Sicilia sono tutte opere che in qualche maniera non danno sicurezza, perché sono opere fragili, opere destinate a crollare nel giro non più di 50 anni, questo sarebbe il periodo di vita del cemento senza manutenzione, ma addirittura meno, no? Questo è il rischio. No, vabbè, dire che tutte le opere pubbliche in Sicilia sono destinate a crollare mi sembra un po' esagerato. No, però non ho detto questo, però le opere che si stanno realizzando adesso e che si vanno realizzando. Sì, però diciamo che le opere pubbliche che si sono realizzate da 30 anni a questa parte, che non hanno visto un percorso manutentivo idoneo, diciamo così che sono molto molto a rischio e andrebbero quantomeno monitorate, ecco. Ora ci sono le tecnologie che ci vengono incontro. Poco fa con i cittadini di Porto Empedope, guardando un ponte, parlavamo di rete di sensori, con un investimento proprio irrisorio si riuscirebbe a monitorare
e a capire se quel ponte o viadotto è soggetto a oscillazioni particolari o meno. Ecco, un intervento di questo genere che non vada ad invadere o a chiudere strade laddove non è necessario si potrebbe fare in tempi brevissimi. Senta, che ne è del ponte Morandi lì ad Agrigento? Ah, guardi, Morandi è l'ingegnere che progettò all'epoca lo stesso ponte che purtroppo... Sì, lo sappiamo, gliel'abbiamo chiesto apposta per questo motivo. Sì, praticamente i tecnici dicono che sarebbe il caso di demolirlo, perché i costi legati alla demolizione e anche i costi ambientali legati alla demolizione sono di gran lunga inferiori ai costi che dovrebbero essere sostenuti per quanto riguarda il rifacimento e la ricostruzione di questo ponte che al momento è chiuso al traffico da circa quindi costa un anno. Costa più ristrutturarlo anziché distruggerlo e ricostruirlo, mi pare questo. Sì, okay. Quindi conviene ricostruirlo? No, per quello che dicono i tecnici no. Ah no, quindi non ho capito bene. No. Quindi conviene ristrutturarlo? Conviene demolirlo, buttarlo a terra. E poi dove si passa? No, ma ci sono ore per costi alternativi. Ah, questo ponte è stato costruito all'epoca della frana, ci fu una frana più di 40 anni fa nel territorio agrigentino e questo ponte fu fatto per bypassare un tratto di strada che è praticamente... Quindi ha esaurito la propria funzione, diciamo così. Ma sì, diciamo che non è questo il problema della viabilità in provincia di Agrigento, ecco. Va bene, allora grazie Di Caro, grazie, insomma, grazie a voi. Continuate a monitorare, fateci sapere quando trovate situazioni interessanti perché noi ne parliamo. Allora stia bene Di Caro, Movimento 5 Stelle, consigliere regionale. Ma noi andiamo avanti parlando un po' di questioni che attengono alla vicenda genovese, attengono alla prevenzione del rischio. Giovanni Di Caro, che è deputato e che, diciamo, portavoce dei 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana. Di Caro, buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori di Radio 1. La sentiamo in viaggio, speriamo che non perda... Sì, sono in auto, siete in viva voce. Ok. Dicevo che lei ha fatto una denuncia dicendo che ci sono molte opere incompiute in Sicilia, più di 160. Poi alcune di queste opere realizzate vengono realizzate grazie a una legge regionale con gare al massimo ribasso. Questo significa che le aziende che poi vengono chiamate a realizzare queste opere devono risparmiare e spesso, dice lei, risparmiano sul calcestruzzo, quindi risparmiano sul cemento. Allora, andiamo con ordine intanto. Quante sono queste opere incompiute realmente? Allora, le incompiute censite, ovviamente non quelle reali, sono 162 per un totale di 500 e più milioni di euro, diciamo così, temporaneamente sprecati. Sì, poi dicevamo invece quelle non censite? Quelle non censite, noi stiamo facendo per ora un giro, adesso ci troviamo a Licata in un campo sportivo che è anch'esso incompiuto, si chiama Calogero Saporito. Quelle non censite bisogna analizzare le sensibilità delle amministrazioni comunali, nel senso che dovrebbero essere loro a segnalare al Ministero dei Lavori Pubblici quali opere, quante opere rimangono non ultimate nel proprio territorio, quindi c'è, diciamo, la tendenza spesso a nascondere le incompiute perché poi si ha il timore che qualcuno va ad accendere un riflettore e magari si scoprono casi di vera e propria malcostume, se non quando di illegalità. Ma finora vi siete fatti un'idea di quante siano queste opere non censite? Cioè altrettante o forse più del doppio? Secondo me siamo più del triplo rispetto più a quelle censite. Quindi perché siamo 400 e più 500, 600. Sì, di gran lunga. Tra strade, ponti, ville, stadi. Ma perché? Scuole, perché? Perché queste difficoltà a concludere le opere? Perché, insomma, in queste opere immagino ci siano, quando parliamo di opere incompiute, significano. Stiamo parlando di opere
che non vengono portate avanti, che vengono, i cui lavori vengono interrotti, no? Sospesi, quindi sostanzialmente potrebbe non opere che si stanno realizzando, perché quelle magari sono destinate a essere finite, non vanno neanche definite, incompiute, no? Sì, io poco fa vi ascoltavo, c'è il presidente Toti che parlava del codice degli appalti. Ora la Sicilia è a statuto speciale, però recepisce una normativa nazionale che è appunto il codice degli appalti e le leggi che regolano gli appalti. Ora noi abbiamo una normativa che è criminogena, nel senso che praticamente inserisce, ora non entrerò nei tecnicismi, ma inserisce un algoritmo nella percentuale del ribasso che nel caso nostro qua in Sicilia arriva a superare il 40%. Ora lei capisce bene che un imprenditore, se è onesto, quando si aggiudica un lavoro del genere fallisce, se è poco onesto è costretto a diciamo così utilizzare materiali che non sono quelli da capitolato e ad andare a lavorare, alleggerire le potenzialità del cemento. Per questo poco fa lei parlava della mia denuncia sul cemento depotenziato. Diciamo poi che ci sono delle varianti in corso d'opera quantomeno fantasiose, ci sono degli aggiornamenti prezzi, diciamo così, che si prestano ad essere sempre al rialzo, quindi spesso e volentieri le opere rimangono incompiute sia per vicende, diciamo così, giudiziarie, ricorsi al TAR e quant'altro, sia perché di fatto l'imprenditore non riesce ad ultimare l'opera perché non ce la fa dal punto di vista economico-finanziario a sostenere gli impegni che aveva preso quando si è giudicato. Veniamo a bomba, come si dice. Cioè, la situazione quindi è particolarmente preoccupante, perché se è vero quello che dice lei, ma poi vedremo che su questo tema del calcestruzzo impoverito andremo avanti, ragioneremo anche con un magistrato, perché se è vero quello che lei dice vuol dire che le opere che si vanno costruendo in Sicilia sono tutte opere che in qualche maniera non danno sicurezza, perché sono opere fragili, opere destinate a crollare nel giro non più di 50 anni, questo sarebbe il periodo di vita del cemento senza manutenzione, ma addirittura meno, no? Questo è il rischio. No, vabbè, dire che tutte le opere pubbliche in Sicilia sono destinate a crollare mi sembra un po' esagerato. No, però... non ho detto questo, però le opere che si stanno realizzando adesso e che si vanno realizzando. Sì, però diciamo che le opere pubbliche che si sono realizzate da 30 anni a questa parte, che non hanno visto un percorso manutentivo idoneo, diciamo così, che sono molto molto a rischio e andrebbero quantomeno monitorate, ecco. Ora ci sono le tecnologie che ci vengono incontro. Poco fa con i cittadini di Porto Empedope, guardando un ponte, parlavamo di rete di sensori, con un investimento proprio irrisorio si riuscirebbe a monitorare e a capire se quel ponte o viadotto è soggetto a oscillazioni particolari o meno. Ecco, un intervento di questo genere che non vada ad invadere o a chiudere strade laddove non è necessario si potrebbe fare in tempi brevissimi. Senta, che ne è del ponte Morandi lì ad Agrigento? Ah, guardi, Morandi è l'ingegnere che progettò all'epoca lo stesso ponte che purtroppo... Sì, lo sappiamo, gliel'abbiamo chiesto apposta per questo motivo. Sì, praticamente i tecnici dicono che sarebbe il caso di demolirlo, perché i costi legati alla demolizione e anche i costi ambientali legati alla demolizione sono di gran lunga inferiori ai costi che dovrebbero essere sostenuti per quanto riguarda il rifacimento e la ricostruzione di questo ponte, che al momento è chiuso al traffico da circa un anno. Quindi costa più ristrutturarlo anziché distruggerlo e ricostruirlo, mi pare questo. Sì. Quindi conviene ricostruirlo? No, per quello che dicono i tecnici no. Ah no, quindi non ho capito bene. No. Quindi conviene ristrutturarlo? Conviene demolirlo, buttarlo a terra. E poi dove si passa? No, ma ci sono ore percorsi alternativi. Questo ponte è stato costruito all'epoca della frana, ci fu una frana più di 40 anni fa nel territorio agrigentino e questo ponte fu fatto per bypassare un tratto di strada che è praticamente... Quindi ha esaurito la propria funzione, diciamo così. Ma
sì, diciamo che non è questo il problema della, della viabilità in provincia di Agrigento, ecco. Va bene, allora grazie Di Caro, grazie, insomma, grazie a voi. Continuate a monitorare, fateci sapere quando trovate situazioni interessanti, perché noi ne parliamo. Allora, stia bene Di Caro, Movimento 5 Stelle, consigliere regionale.